Sta per iniziare l'incontro intitolato Ricordo di Cesare Musatti. Conversano Antonio Gnoli, Franco Rella. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Scrivendo un messaggio via WhatsApp o Telegram al numero 3311682969 è possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori. Buona storia a tutti. Grazie. Un ringraziamento a voi che siete qui ad ascoltare. Aspettate che silenzio il cellulare perché ho l'impressione che... Dunque, è una conversazione un po' libera, diciamo un po' anche a braccio, insomma, su un personaggio che non è più, diciamo, nel nostro orizzonte culturale, insomma, cioè ne ricordiamo alcuni aspetti importanti. Del resto Cesare Musatti è stato uno dei padri italiani, diciamo, della psicoanalisi. E quando, insomma, ce l'hanno proposto, a me ha fatto piacere un po' recuperare, farlo uscire un po' da questa opacità nella quale, dopo tutto, era finito immediatamente dopo la sua scomparsa. Cioè, lui è morto, mi pare, nel 1989. Era nato alla fine dell'Ottocento, 1897, però aveva poco dell'uomo ottocentesco. Era un personaggio vitalissimo, brillante, vanitoso all'infinito, direi, insomma. Io lo conobbi nell'87, un paio d'anni prima che morisse. Si presentò questa chioma bianca, sembrava la criniera di un cavallo, insomma, bello, alto, questo naso pronunciato, insomma. Una posa quasi teatrale quando lui parlava, insomma, questa potenza anche dell'immagine in qualche modo. E 1997, 1900 mi pare esce l'interpretazione dei sogni di Freud. E la psicoanalisi in Italia comincia in qualche modo ad avere una serie di personaggi che se ne interessano, se ne occupano, insomma. E a un certo punto questo giovane con delle inclinazioni culturali che non vanno verso la psicoanalisi, ma vanno verso le scienze esatte, la sua tesi di laurea, la tesi di laurea di Cesare Musatti è una tesi, pensate, sulle geometrie non euclidee. Quindi si occupa di Hilbert, di Poincaré, la logica, i trattati matematici di Bertrand Russell, insomma. E poi stranamente, come a volte il caso aiuta in queste cose, gli viene chiesto di, mentre è questa università di Padova dove si è appena laureato, gli viene chiesto di, come dire, di partecipare a una lezione di un signore che si occupa di psicologia, insomma. E siccome l'aula è vuota e non c'è nessuno, quindi questa lezione, questo è un aneddoto naturalmente, sarebbe del tutto, il bidello dell'università, l'assistente dell'università, gli chiede di la preghiera di assistere a questa cosa. È un personaggio curioso, questo che tiene la lezione, si chiama Vittorio Benussi, si occupa di psicologia, non è assolutamente legato ai grandi temi freudiani, allora già in auge, insomma. Ma Musatti resta come affascinato
da questo personaggio, si lascia catturare e nel corso di pochissimo tempo diventerà il suo assistente. Poi succede una cosa molto tragica. Il suo maestro, diciamo, si suicida. Insomma, questa cosa lui se la porterà appresso praticamente per quasi tutta la vita. Questo suicidio di questo, le cui cause non, ovviamente non si riesce a, o lui non riesce a capire, anzi si maschera questo suicidio come una morte accidentale, insomma. Prenderà il suo posto, non solo, sposerà la compagna di Benussi. È come se tutto quello che Cesare Musatti toccava o rispetto a cui aveva una di prossimità veniva per così dire assimilata. Ecco, questa è stata la sua, secondo me, la sua caratteristica, diciamo, di straordinaria vitalità, insomma, con cui ha sempre in qualche modo condotto la propria vita ed esercitato la sua intelligenza, la sua acutezza, la sua anche formidabile capacità di organizzatore culturale nel suo presente. Di questo personaggio, che ha avuto poi varie fasi, perseguitato dal fascismo perché per parte di padre era ebreo, non di madre, quindi in qualche modo anche le censure e l'allontanamento dall'università si risolse poi, per esempio, in questo nel suo caso con un insegnamento che gli venne concesso ai licei. Parliamo naturalmente dell'uomo e poi c'è l'opera. Non un'opera sterminata, anche se ha scritto tanto, però alcune cose sono fondamentali e di queste io vorrei parlare con Franco Rella per due ordini di motivi, se volete. Perché da un lato c'è un elemento biografico, insomma, nel senso che Franco ha conosciuto bene Musatti negli anni, diciamo, nella seconda metà degli anni 60, mi pare, e poi negli anni 70. Lo ha in qualche modo frequentato, credo che volesse, nell'intercettarlo all'università, capire se era quella la direzione da prendere, cioè, diciamo, degli studi da fare, e vedremo cosa sull'argomento ci dirà, insomma. E poi perché nel corso del tempo Rella ha sviluppato una lettura, diciamo, di Freud e del freudismo che a me sembra molto interessante, quindi a un certo punto io credo un po' ci distaccheremo anche dall'ortodossia freudiana di Musatti per vedere poi l'altra scena, cioè che cosa è accaduto altrove, insomma. E questo sarà importante perché ci sono alcuni libri di Rella, penso in particolare alle parole, insomma, libro dove c'è una centralità di Freud, ma un Freud che viene letto in una chiave completamente diversa dalla chiave analitica con cui di solito, o terapeutica, se volete, con cui di solito lo si affronta. E poi notavo con molta curiosità e interesse che il nuovo libro di Rella, che ha un titolo un po' possente, L'arte e il tempo, un libro che è stato da pochissimo pubblicato da Jacabook, e L'arte e il tempo è un tema bellissimo se ci pensate, perché di solito quando si parla di arte si parla di qualche cosa che dovrebbe, per così dire, puntare a una sorta di extratemporalità, cioè qualcosa che ha più a che fare con l'eterno che non con la caducità del tempo.
Ma poi il tempo rientra, diciamo, anche violentemente dentro una riflessione, diciamo, sull'arte e sui capolavori che l'arte stessa produce, insomma, attraverso i suoi artisti, attraverso i suoi autori. Perché c'è l'invecchiamento, perché c'è il contesto storico, perché ci sono tutta una serie di cose che, per così dire, creano attorno al binomio eterno tempo una sorta di cortocircuito che forse viene anche di, come dire, sfiorare quantomeno, insomma. E poi c'è un capitolo proprio dell'arte del tempo che Rella dedica a Freud e Leonardo, e c'è tutta un'analisi, diciamo, del modo in cui Freud affronta a un certo punto Leonardo, in particolare alla lettura che fa del sorriso della Gioconda, insomma. Vedremo anche questo in che senso, insomma. Ecco, io romperei gli indugi e proverei intanto a chiederti, partiamo da questo ricordo privato, personale, insomma, cioè il tuo Musatti, come lo hai conosciuto e perché a un certo punto hai deciso di staccartene. Ma devo dire che Musatti è non soltanto in qualche modo il patrono della psicanalisi italiana, ma è la psicanalisi italiana. Cioè quelle cose che si citano, Trieste, Weiss, eccetera, sono, come dire, episodi assolutamente minori rispetto all'impronta che Musatti dà alla diffusione di Freud in Italia, che poi troverà il suo punto culminante, forse ne parleremo, con questa straordinaria impresa che è l'edizione dell'opera Omnia di Freud. Io mi sono iscritto all'università, alla Statale di Milano, proprio perché c'era Musatti. Mi sono trovato un corso che non era di psicanalisi, ma Freud, ma Musatti aveva recuperato un testo di psicologia scientista, direi addirittura, psicologia della percezione. Ciononostante ho fatto questo esame con lui e durante l'esame ha mostrato, come dire, questa sua capacità, come dire, mercuriale quasi, direi, di muoversi così. Mi ha detto che si ricordava di mio nonno, cacciatore, negli altipiani cimbrici, dove lui passava le vacanze. Io l'ho visto parecchie volte nelle zone di Folgaria, Serrada, Luserna, queste cose qui, dove appunto io ho la mia origine. E si ricordava di una pasticceria di Rovereto, della mia città, che aveva ancora memoria austro-ungarica, tavolini di marmo, eccetera, eccetera. Quindi l'impatto è stato, come dire, con un personaggio che passava dalla psicologia dura, come dire, al ricordo personale, a questo alla capacità di intrattenere rapporti, che poi diventerà, quando io lo rivedrò 10 anni dopo, mi farà capire la psicanalisi e il fatto che io non mi conveniva diventare psicanalista. Poi io sono andato da lui nel suo studio dove lui mi ha ricevuto, subito quando gli ho chiesto di essere ricevuto, per ipotizzare un'analisi con lui, per un'analisi didattica, come si chiamava, per diventare psicanalista. Io avevo già scritto su Freud, avevo tradotto un testo teorico fondamentale di Freud, Costruzioni nell'analisi, avevo fatto anche un piccolo libro pubblicato in Germania con Jervis e Cooper e così via, e lui mi ha fatto capire che tutto questo non c'entrava niente con la pratica psicoanalitica, che tutto questo era teoria, ma che la pratica psicoanalitica era il rapporto del transfert tra paziente e analista. Quindi la teoria, l'elaborazione, eccetera, eccetera, andava benissimo, però era qualcosa che non aveva niente a che vedere con il setting analitico vero e proprio, e che lì bisognava, come dire, scontrarsi con una realtà diversa. E quindi io lì ho capito, parlando con lui, non soltanto su questa cosa qui, che in effetti questa non era una strada per me, e ho percorso poi una strada diversa, perché io, Freud,
è stata una mia frequentazione per molti anni, tanto che per così che è una prestante in quasi tutti i miei libri, così questa, ma da un punto di vista teorico, proprio quel punto di vista che secondo me Musatti non avrebbe accettato lui, proprio neanche in Freud, perché Freud dice esplicitamente che lui, uno scritto del 1935, dopo una lunga diversione medica, cioè dopo essersi sviato per curare, tornava ai suoi interessi primari, che erano interessi della conoscenza del mondo della natura e degli uomini, cioè tornava alla filosofia, che era il suo interesse primario. L'interesse, e da questo punto di vista io credo che Freud sia stato un grande terapeuta, ma sia stato l'uomo, in qualche modo il personaggio, che ha dato una svolta decisiva alla teoria, appunto, all'elaborazione teorica dei problemi anche filosofici. Direi che dopo Freud non si può prescindere dall'analisi critica che lui ha costruito, ha messo in campo, ha progettato. Ecco, devo dire che questo è, come dire, il Freud che probabilmente Musatti vedeva meno. Ricordo che mi diceva, si parlava di Lacan, che allora aveva cominciato a imperversare anche in Italia, la traduzione degli scritti del 74, c'erano i vari convegni, Verdiglione, Contri, eccetera, eccetera. Lui diceva Jung, Freud, Lacan, non conta nulla rispetto al rapporto paziente-analista, che quello è il, come dire, la pietra d'inciampo, il luogo in cui si decide, come dire, il successo dell'analisi o meno. E quindi mi ha fatto capire che era benissimo che io mi occupassi di teoria e così via, ma che forse, proprio perché il mio interesse prevalente era un interesse di carattere teorico, forse non ero adatto a fare, appunto, a fare l'analista, perché avrebbe significato mettere tra parentesi in qualche modo la teoria e scontrarsi, come dire, sull'avventura di questo rapporto reciproco, interpersonale, in cui si mette in gioco l'analista insieme all'analizzando, e in una dimensione in cui non si sa chi si sarà effettivamente alla fine, perché il mutamento che viene operato nell'analizzando è un mutamento che riverbera anche sull'analista. Di lì è cominciata anche, come dire, mentre appunto cresceva la mia interesse per il Freud teorico. Ricordo che ho fatto una voce Freud per un'enciclopedia di psicologia e per una di filosofia, ho messo Sigmund Freud, filosofo e medico viennese. Il filosofo me l'hanno cassato, come dire, inaccettato, mentre sono convinto di questo, sono convinto della validità di questa cosa, ma mi ha portato anche a vedere dei limiti che in un primo tempo non avevo visto, i limiti che si riscontrano proprio nel di Freud e Leonardo, perché la psicanalisi, e lì è una cosa che aveva messo in luce, e io quando avevo letto questo testo mi ero, come dire, sentito, come dire, colpito negativamente dalle ipotesi di Popper, che la psicanalisi tendeva ad avere ragione sempre. E in effetti su questo testo, in cui, se volete se può anche parlare brevemente, in cui Freud ipotizza, in base ad un episodio che ho raccontato da Leonardo in un suo appunto, dell'avvoltoio che li toccava con la coda, la bocca, eccetera, eccetera, tutta una dimensione legata alla cosa, all'omosessualità, al rapporto con la madre, eccetera, eccetera, e il conto tornava perfino anche che la figura della dea con l'avvoltoio in Egitto si chiamava Mut, e in tedesco la mamma, la madre, Mutter. Ma ovviamente la cultura dell'Egitto antico e la lingua tedesca non c'era alcun rapporto, quindi questo Mut non aveva nemmeno senso, come dire, riportarlo. Mentre viene riportato, e Freud si dichiara certissimo,
Mentre negli scritti teorici lui scrive, per esempio in testa uno degli scritti secondo me più significativi, costruzioni nell'analisi, scrive l'unica certezza è l'insicurezza, l'incertezza non è mai decidibile, in questo scritto su Leonardo lui si dichiara sicurissimo delle sue ipotesi e porta anche in una nota come dire, l'elaborazione che Pfister, il pastore Pfister, uno dei suoi allievi, uno di quelli che l'aveva seguito soprattutto per lettera, ma comunque così, ricostruisce disegnando, tracciando dentro il disegno della Vergine delle Rocce una cosa, dei tratti che in qualche modo indicano l'avvoltoio, soltanto che la parola avvoltoio era un errore di traduzione, perché la cosa che Leonardo aveva usato era nibbio. Freud conosceva l'italiano e trovo curioso che lui non abbia voluto riscontrare in italiano questa cosa e si sia accontentato della traduzione tedesca. In qualche modo, secondo me, perché i conti tornavano sempre. E quindi da questo punto di vista, come dire, la presa di distanza che io ho avuto anche rispetto a Freud, eccetera, si è determinata attraverso una serie di tappe, di passaggi. In realtà per me è rimasta sempre, come dire, però una stima, una simpatia, direi una cosa nei confronti di Musatti. Io devo dire che ho trovato come una definizione che Egle Becchi, che è stata anche lei mia professoressa all'Università di Milano di pedagogia, che parlava di Musatti in un'intervista con Antonio Gnoli, parlando di un continente. Cioè come uno che era in grado di, come dire, conglobare molte cose. Lo diceva Antonio Gnoli prima, quello che toccava in qualche modo assorbiva, tirava a sé, affascinava addirittura. Questo fascino lo nota anche una persona così precisa, rigorosa e certe volte anche abbastanza dura, come Renata Colorni, che a un certo punto nel 73 Musatti chiama a prendere in mano, come dire, di fatto la direzione delle opere di Freud, e anche lei parla di un fascino quasi stregonesco, questo fascino così. Ed era un fascino di questo personaggio che, ripeto, era un grande personaggio pubblico e faceva il consigliere comunale del PSIUP, si occupava, andavo a fare l'esame da lui e mi parlava di mio nonno o della pasticceria, eccetera, questa capacità di muoversi e di interloquire. Sembrava un personaggio da romanzo in qualche modo. Sì, certamente. Aveva tutti i tratti di questo. Volevo chiederti un paio di cose, tanto una riflessione a proposito dell'assoluta certezza di Freud, dell'interpretazione che lui dà di Leonardo, insomma. E io credo che il pensiero di Freud e poi anche le sue opere in qualche modo stanno lì a testimoniarlo, abbia quasi sempre oscillato fra una parte molto deterministica, no? Cioè in questo si risentiva, come dire, l'eredità ottocentesca, non perché l'Ottocento fosse quella roba lì, cioè il positivismo, ma perché in qualche modo era quello il punto di uno dei punti importanti di riferimento. E dall'altro invece la capacità di sfuggire a questa specie di logica ferrea, insomma, di ipotesi da accertare ad ogni costo, insomma. Pensa ad esempio al saggio sul perturbante, come lì improvvisamente Freud si mette su tutt'altra linea, su tutt'altra dimensione, insomma. Quindi c'è questa oscillazione che tu mi pare proprio in questo saggio in cui, come dire, metti a fuoco, diciamo, non il limite, ma insomma la prevedibilità della lettura che Freud dà di Leonardo, proprio stesso c'è questo richiamo della caverna, no? Cioè c'è una frase di Leonardo in cui, insomma, non so se era un sogno, lui sogna che di essere in questo posto, questo antro buio,
E Freud in qualche modo riprende anche questo tema, e questa volta però non lo riconduce, come dire, alle cosiddette certezze. Cos'è quell'altro, la caverna di Platone, l'alternativa alla caverna di Platone, e tante cose insieme, quanto poi in qualche modo riconducibile anche a questa idea di inconscio, insomma. E lì, proprio dentro la categoria dell'inconscio, che c'è al tempo stesso il determinismo, ma anche il fatto che tu sfuggi al determinismo, perché poi è quando Freud parla dell'analisi interminabile, no, mi pare, sì. Che cos'è se non appunto un bisogno di uscire fuori da questa idea che poi le cose hanno sempre una chiusura, hanno sempre un sistema che le ricomprenda, no? No, certamente, devo dire, da un lato Freud lo dice chiaramente, a me piacerebbe un algebraische Darstellung, cioè una rappresentazione algebrica dei fatti psichici. Questo sarebbe il sogno ottocentesco, il sogno anche di Freud. Questo non è possibile, dice, e le mie storie si presentano come racconti. Dice, sono costretto ad una Bildersprache, a una lingua di figure, di immagini, a una lingua letteraria. Ed è il doppio registro che in Freud c'è sempre, come dire, un determinismo, tardo, ottocentesco, che lui eredita da tutta un'epistemologia, e dall'altro, come dire, l'impressione che nell'antro, nella caverna, dove Leonardo si proietta in questo racconto con curiosità e timore, perché appunto in quel buio non si sa cosa alla fine si troverà, Freud si trova di fronte a questa e pensa che di poter dare, come dire, delle tracce di ciò che abita la caverna attraverso racconti, in effetti, attraverso anche racconti che poi hanno una potenza letteraria straordinaria. Freud ha vinto il premio Goethe, che era il massimo premio agli scrittori tedeschi. E questa cosa, hai citato l'analisi terminabile, analisi interminabile, così come che io penso un testo straordinario insieme a Costruzioni nell'analisi, il testo tardissimo di Freud, ma straordinario, in cui praticamente Freud dice chiaramente che noi non possiamo, come dire, pensare di scavare dentro questa caverna o come faceva l'archeologo lì e trovare delle tracce definite di quello che sta sotto e lì descriverle, catalogarle e chiudere la partita. Quello che noi possiamo fare è, in base a queste tracce, costruire una storia e comunicare questa storia al paziente, chiamiamolo così, e il paziente reagisce con un'altra storia. E quindi in questo gioco di storie, che appunto vengono scambiate, si cattura anche, lo dice Freud, con l'esca della finzione, la carpa della verità. E non c'è una via, non c'è un modo di sfuggire a questa. Ed è anche questo, come dire, il fatto che praticamente l'analisi è sempre interminabile, perché le storie, la catena delle storie non finisce mai, ed è anche, come dire, il desiderio da parte, io credo, di Musatti, di trovare, come dire, a un certo punto la sospensione delle storie, di poter dichiarare appunto che un percorso analitico, esistenziale, poteva trovare anche una sua conclusione. Io credo che questo fosse all'interno del discorso di Musatti e che l'ha portato, a mio giudizio, forse nella fase soprattutto degli anni 70, a, come dire, a ridurre, come dire, lo spettro della psicanalisi, escludendo l'irruzione delle tematiche del desiderio e del corpo, ecco, quelle che erano venute avanti in modo molto violento attraverso il femminismo, il movimento studentesco, i giovani, eccetera, che avevano scoperto le problematiche legate al soggetto, alla soggettività,
si potevano articolare, dire, pronunciare attraverso il linguaggio della psicanalisi, ma attraverso un linguaggio della psicanalisi che in qualche modo non aveva rotto, come dire, con le regole del gioco. Io mi ricordo un'altra memoria personale, un'assemblea a psicologia, psicologia all'università di psicologia a Padova, era nata nel 71, 3-4 anni dopo, 5 anni dopo abbiamo un'assemblea con presenti Morpurgo, altri psicanalisti e così via, sono stati mille studenti, ed era come dire una specie di onda, un urto così. Un'assemblea. Anche le domande, sì, l'assemblea. Le domande che venivano fuori, violente quasi, no? E ci sono due cose che vanno forse messe, fissate, cioè ci sono 64 quando escono i seminari di Lacan, mi pare, metà anni 60. E poi nel 72 l'antiedipo di Deleuze Guattari. Ecco, questi sono i due testi, diciamo, che in qualche modo non giustificano, ma insomma fanno da sfondo a quel recupero della soggettività alla quale tu facevi riferimento, insomma, mi sembra. Sì, certo, e uno dei protagonisti, come dire, di questi movimenti in Italia è stato Elvio Facchinelli, che traduce il primo volume l'interpretazione dei sogni, traduce con lo pseudonimo di Ezio Luserna anche testi successivi, non solo, ma che io, quando ho conosciuto lui, mi parlava con un enorme rispetto di Musatti. Lui, Facchinelli, organizza nel 69 un controcongresso di psicanalisi, proprio c'è il congresso di psicanalisi, organizza un controcongresso. Ciò nonostante, parlando con lui, il rispetto così pieno di questa figura che in qualche modo io credo lui vivesse come una figura paterna. Ezio, Elvio Facchinelli e Terresto era originario degli altipiani cimbrici in cui spesso Musatti andava a passare le sue vacanze estive, anche questa circolazione, come dire, lì su questi altipiani alla Varone. Freud ha scritto La Gradiva, oltre a altri testi, altre cose, perché lui ha continuato a frequentare questi luoghi fino al 22. Musatti li frequentava pure, spesso non so se con cadenza annuale, eccetera, ma ricordo così. E in questi altipiani era nato Facchinelli, che diventa un contestatore, come dire, della psicanalisi di Musatti, ma al tempo stesso con un rispetto straordinario della figura di Musatti. Ecco, tu hai richiamato forse la cosa più importante che Musatti abbia fatto, cioè la cura delle opere complete di Freud. Poi non erano complete, ma insomma, cioè ne escono 12 volumi, insomma. E siamo a metà degli anni 60, faticosamente si riesce, perché pensate che sono anni in cui l'editoria comincia, come dire, a interessarsi molto di questa disciplina che è appunto la psicoanalisi. C'è l'Astrolabio, che è un'altra casa editrice che è decisamente specializzata in testi di psicoanalisi, e poi anche con delle aperture, diciamo così, di tipo orientale, insomma. Einaudi, ovviamente, insomma. E si tratta, come dire, di entrare in lizza per capire chi poi alla fine pubblicherà queste opere, insomma. La spunta Boringhieri, scusate, allora c'era solo Paolo Boringhieri, che riesce a firmare questo contratto per l'opera di Freud con il figlio di Sigmund Freud, Ernest Freud, che tra l'altro fa tutt'altro mestiere nella vita, cioè l'architetto, ma insomma decide che la casa editrice è seria e si può affidare ovviamente la traduzione delle opere, insomma. E Musatti ovviamente prende in mano tutta la cura, e l'intelligenza è quella di circondarsi di personaggi che
non necessariamente poi collimano con le idee ortodosse, tra virgolette, diciamo, di Musatti, ma hanno conoscenza del tedesco e conoscenza di quella materia così mobile come può essere la psicoanalisi. Facchinelli è uno di questi, la moglie stessa di Facchinelli, sì, lavora. Poi a un certo punto c'è un signore che in realtà di mestiere fa lo storico delle religioni, insomma, e si chiama Michele Ranchetti, personaggio straordinario secondo me, che dice a Musatti e a Paolo Boringhieri, cioè l'editore, che ci sarebbe questa giovane redattrice di una casa editrice, una piccola casa editrice, la Franco Angeli, che si chiama Renata Colorni, ma che ha una conoscenza straordinaria della lingua tedesca, che ha dato modo di far vedere il valore nelle sue traduzioni. E quindi la Colorni entra e diventerà poi, come dire, il contraltare di in qualche modo di Musatti, insomma. Sono divertenti anche certe querelle fra i due, insomma, a un certo punto, perché Colorni è una persona molto precisa, molto libera letterariamente, ma molto precisa nel dover tradurre. E a un certo punto si trovano in disaccordo su una serie di parole, come tradurle, insomma. E lei dice, rivolgendosi a Musatti, dice: guardi, lei è inutile che insiste, perché io conosco il tedesco meglio di lei, insomma. L'altro, piccato, la guarda e poi dice: beh, però io conosco Freud meglio di lei, insomma. E quindi cominciano questa cosa. Fatto sta che poi il rapporto, al di là di alcune, come dire, alcune diatribe un po' violente, è un rapporto fra i due, insomma. Poi, ripeto, Musatti aveva questa capacità di portare tutto verso di sé, assimilare. Era, come è stato detto, stregonesco, insomma. Allora, poi lo stesso Bazlen lavorerà all'opera di Freud, insomma. Quindi ci sarà uno spettro di personaggi interessantissimi che produrranno questo che è, insieme forse all'opera di Nietzsche, la cosa più bella che negli anni 60-70 sia stata inaugurata dall'editoria italiana. Tu che giudizio dai di quest'opera? Sì, per il resto l'Aurora di Nietzsche esce nel 64, proprio così, e due anni dopo esce l'interpretazione dei sogni di Freud. E io ho legato sempre queste due cose, e Nietzsche e Freud sono state per me, come dire, dei binari sicuri. No, l'opera di Freud è un'impresa gigantesca, devo dire, è iniziato in modo anche eroico, perché c'erano questi personaggi che conoscevano bene il tedesco, che conoscevano Freud e così via, però forse avevano bisogno proprio della Renata Colorni, che dal 73 assume, come dire, una direzione parallela e molto precisa, perché Musatti in qualche modo ci teneva, come dire, la traduzione ai termini base, ecco, come dire, come tradurre in italiano il termine pulsione, come dare in italiano la differenza tra Vertrieb e Instinct e via via, tutte le altre termini che sono capitali, ma in effetti ci voleva appunto poi una linea rigorosa. E da questo punto di vista direi che è un'impresa straordinaria. In Francia sono venuti molto molto tempo dopo. In Inghilterra c'era una scuola psicoanalitica che è diventata poi la scuola dominante, quella della Tavistock e della cosa, e poi di Bion e di Melanie Klein, per cui loro sono partiti prima con la Standard Edition, e infatti le note, fondamentalmente le note dell'edizione italiana, sono le note, viene utilizzate le note di questa traduzione qui. Ecco, e comunque si tratta di un'impresa assolutamente meritoria,
penso all'editore carico di una cosa, come Adelphi inizia con un'opera avvicina. Di Freud, con l'opera di Nietzsche, e inizia un'impresa editoriale che non era ancora nata, si può dire, ed avvio a questa cosa, così Paolo Brinchieri, che si era staccato da Einaudi, eccetera, inizia, come dire, la sua attività di editore adulto, diciamo, con questa impresa colossale. Con questa impresa sono 12 volumi, e con le traduzioni, eccetera, che dovevano diventare un punto di riferimento su uno degli autori decisivi della cultura del XX secolo. L'interpretazione dei sogni è stata scritta nel 1999, esce nel Novecento, cioè viene datata Novecento, proprio come un testo inaugurale. Freud ne era cosciente del testo inaugurale e in qualche modo sconvolgente. Infatti l'esergo di questo testo dice: "Acheronta movebo", se gli dei superi non mi aiutano, io muoverò gli dei inferi, gli dei della caverna, gli dei del buio, gli dei facendo emergere, quasi scaturire da questa, quelle figure che avrebbero sconvolto la cultura del Novecento, come le cose di Nietzsche hanno sconvolto la cultura del Novecento. I fascisti hanno cercato di dominare Nietzsche, di chiuderlo, ma alla fine, negli anni, immediatamente nel dopoguerra, gli anni 50 con l'edizione Schlechta, poi iniziata la grande edizione Colli Montinari, e le letture che sono state date dai filosofi francesi e italiani soprattutto, Nietzsche rompe, come dire, qualsiasi recinto che fosse stato costruito per lui, così come Freud pure rompe qualsiasi recinto, e diventano, come dire, autori imprescindibili per la pratica del pensiero della modernità. Cioè non è pensabile, per esempio, l'antiedipo di Deleuze e Guattari, che contestano Freud, contestano l'Edipo, contestano la triangolazione, senza le spalle Freud e senza le spalle Nietzsche, per esempio. Ecco, e quindi sia quelli che hanno cercato di riarticolare, di ripensare, cioè da quelli che hanno aperto un'aperta contestazione, anche hanno una contro questo pensiero, in qualche modo ne sono rimasti legati e contaminati. E tu hai parlato, come dire, di una sorta di, così, di legame del Freud non analista, diciamo, non, sì, diciamo, non della pratica freudiana, quindi del lavoro sul campo, ma del Freud più attraverso, diciamo, alcuni schemi concettuali in grado di dentro quello che è un universo letterario, quindi non soltanto il problema dello stile Freud, ma esattamente un modo di praticare un certo saggismo, certo, definiamolo così, insomma. E da questo punto di vista, come dire, l'intenzione di muoversi dentro un'area culturale, filosofica, interpretativa, anche ermeneutica, che privilegio, almeno per quanto ti riguarda, hai privilegiato soprattutto alcuni, diciamo, scrittori, alcuni autori, insomma. E i nomi che vengono, diciamo, dal punto di vista strettamente letterario sono Proust da un lato e Kafka dall'altro, insomma. Sul piano invece, diciamo, della ricezione e dell'uso di certe categorie, anche sia pure in senso del freudismo, beh, insomma, Blanchot o ancora prima Benjamin, Adorno, eccetera. Allora, che terreno culturale predispongono, diciamo, in questo confronto fra un'alta letteratura, che è quella che rappresentano personaggi come, ripeto, come Proust o Kafka o lo stesso Thomas Mann, se volete, insomma,
Questo nuovo saggismo, cioè questa quasi pretesa di uscire dal rapporto, diciamo, per cui la rappresentazione è sempre una rappresentazione realistica, insomma. Quindi forzare, per così dire, il campo della lettura che si viene a fare di alcuni testi, insomma. Siccome questo è un terreno, un territorio che tu hai quasi da sempre, starei per dire, perlustrato, ci piacerebbe capire meglio qual è questo equilibrio che si crea fra quel saggismo e questi grandi autori, questi grandi scrittori, con dietro questo Freud particolare che tu hai. Sì, quando io dicevo prima che nell'ultimo Freud le preoccupazioni di carattere teorico sopravanzano ampiamente le preoccupazioni di tipo analitico, lui per esempio in qualche tra parentesi completamente la schizofrenia, che per lui non è curabile in quanto non si stabilisce un rapporto di tipo traslazionale, quindi lui interessava, come dire, questa costruzione, le storie. L'analista pone dei frammenti con cui cerca di proporre qualcosa, l'analista compone in una storia questi frammenti, li propone all'analizzato, il quale sia se li accetta sia se li rifiuta, in qualche modo fa emergere un senso, un significato. E su questo si tratta di lavorare. Questo qua ci porta ad un saggismo che ugualmente si muove frammentariamente, che non ha la pretesa di chiudere come le cose, la partita, e che rimane aperto. Questo è stato teorizzato da Blanchot, per esempio, in modo molto molto esplicito, ma è, come dire, la scrittura di non soltanto di Minima Moralia di Adorno, ma persino dei testi più ponderosi come la Dialettica Negativa. Dentro questo corso di pensiero si nasconde una frammentarietà. Cioè, e Benjamin, che nell'introdurre il suo saggio, forse più compatto, l'introduzione, la premessa gnoseologica, il dramma barocco tedesco, in realtà teorizza proprio in questa il fatto che il saggio è sempre una cosa che non può concludere. Il saggio è comunque frammentario. In un testo straordinario, Benjamin, sulle affinità elettive di Goethe, dice che in realtà il compito del saggista è quello di rompere la falsa, aberrante unità e trasformare l'oggetto che studia in un frammento del mondo vero. Cioè di rompere quell'ossessione di totalità, quel totum di cui parla anche Adorno, e riproporre questa scrittura che in qualche modo si avvicina sui confini della verità, penetra dentro di questa, esplora delle zone, le rimette in discussione e così via, è quella che per esempio la filosofia americana rifiuta con un gesto di disprezzo, chiamandola filosofia continentale, cioè la filosofia degli eredi di Heidegger, degli eredi, eccetera. Mentre, a mio giudizio, la grande scrittura filosofica del Novecento, cominciando proprio da Freud e andando avanti con Adorno, Benjamin, Canetti, e Blanchot e così via, è una scrittura in qualche modo che si muove attraverso questi tentativi, attraverso questa dimensione frammentaria. E da quel punto di vista il riscontro più forte che viene immediatamente appunto con quella letteratura che in qualche modo si è avvicinata ad una verità che non è, come dire, compatta, che non è chiusa né esteticamente né voglio dire strutturalmente, che è una scrittura frantumata come quella di Kafka. Kafka, quando alla fine del Castello
quando dice Kapp entrò nella casa dell'operaio Gestetter, c'era sua madre con una candela, leggeva il libro, solleva la testa e quel che disse, e lì termina il testo. Tutti dicono Kafka non è riuscito a concludere, in realtà questa è la conclusione. Kafka conclude su un vuoto, su un non detto, su un indicibile. Era quello che voleva rappresentare, quello che voleva far evidente. Io quando sono andato a vedere il museo di Libes a Berlino, il museo del Sto, quello che in qualche modo mi è parso è che questo architetto volesse mostrare il vuoto, esattamente questa mancanza, quella cosa che anche, voglio dire, Schoenberg nel museo Aronne sottolinea, la parola manca. E a un certo punto uno non dice, non canta più perché non ha più la parola, das Wort fehlt. E quindi questa è un, come dire, un pensiero, una scrittura che cerca di evidenziare anche queste lacerazioni, queste lacerazioni nel tessuto del mondo. In realtà si rifiuta al gesto, direbbe Musil, tirannico del filosofo che, non avendo le armi, chiude, come dire, il mondo stesso e la realtà in un recinto e lo domina appunto con questo pensiero poliziesco in qualche modo, giusto, sbagliato, eccetera. Quindi da questo punto di vista io credo che, da questo punto di vista io credo di aver imparato da Nietzsche, da Freud, quanto ho imparato da Kafka e da Proust, assolutamente. E mi metto dalla parte di chi in fondo si può chiedere benissimo, ma perché succede tutto questo? Perché a un certo punto, come dire, si sente l'urgenza di leggere il mondo in una maniera diversa? Perché quella verità che veniva, per così dire, conclamata e chiusa dentro un recinto, e poi quel recinto, per così dire, esprimeva la definitività di quella verità stessa, si rompe, entra in crisi? Che cosa succede? Perché poi il punto è questo, insomma, cioè se lo lasci soltanto sul piano della letteratura, della sensibilità o anche della musica, citavi Schoenberg, ma anche della tutto quello che nei primi del Novecento succede, Freud 1900, l'interpretazione dei sogni, 1900 muore Nietzsche, ma Nietzsche, come dire, già Novecento, per così dire. Ma che cos'è questo Novecento? Cioè, perché noi dobbiamo essere ossessionati, per così dire, da questa potenza distruttiva del secolo, insomma? Perché poi è una potenza distruttiva, che non è soltanto le due grandi guerre mondiali e tutto quello che oggi ci trasciniamo. Pensate ai problemi con i quali dobbiamo convivere, sapendo che il nostro futuro è molto incerto. Ma che cosa accade? Che cosa inaugura con questo benedetto Novecento? Ma George Steiner, che io considero un critico di straordinaria acutezza, dichiara che tra il 1870 e il 1930 si è giocata quella rivoluzione che caratterizza la modernità in quanto tale. Cioè, il pittore ha scoperto che il fiore che dipinge non ha odore. Non ha, come dire, non rappresenta un fiore, che la parola fiore è una parola, come dire, e che resta in carico la responsabilità del parlante, ma non trova un corrispettivo, un correlato oggettivo nel mondo. Per cui io ho la verità di questo fiore, è che questo fiore ha questo corrispettivo nel mondo. Lì, e le parole che affermo sono parole che trovano corrispettivo. Questo ovviamente porta, come dire, a questo mondo dell'incertezza, in qualche modo, al dominio dell'incertezza, alla quale si contrappone, non è che questo destituisca, come dire, il potere delle scienze, delle tecnoscienze, tutt'altro, ma in realtà oggi non si parla più della verità delle tecnoscienze, ma della loro efficacia, che è una cosa molto diversa dalla verità.
Cioè le tecnoscienze mettono in campo delle strategie che sono efficaci nel trovare il vaccino anti-Covid, che sono efficaci per tutta una serie di cose che non posso contrapporre a questa Freud o Jung oppure Kafka, eccetera, e dire che quelli sono, come dire, la verità, mentre queste sono la menzogna. Nell'uno o nell'altro accede alla verità. La tecnoscienza, come dire, trova il suo riscontro nell'efficacia, nel fatto che agisce, che in qualche modo lasciando completamente, come dire, in uso e impregiudicato il tema di fondo. Qual è il limite di questo? Perché era anche, come dire, erano una tecnoscienza, come dire, anche quella che ha gestito i campi di lavoro dei nazisti, laddove posso farlo e dunque si fa. Però non possiamo dire che lì fosse la verità, lì era l'orrore. E anche oggi come oggi, noi possiamo dire che le scienze, le tecniche, eccetera, stabiliscono, come dire, una misura del mondo, una praticabilità del mondo, ma non ci dicono probabilmente nulla sulla sua verità. Nel Novecento, in quel secolo disgraziato, sono nati, come dire, non so quanti, teorie sull'origine dell'universo e sul famoso Big Bang, eccetera. Tanto che c'è stato chi ha detto che queste teorie equivalgono più o meno alla teoria vecchia del mito indiano del mondo sopra un elefante, sopra una tartaruga e così via. Cioè che non hanno più verità. Però ci permettono di scoprire un'infinità di cose, di agire con strumenti straordinari, di costruire sonde, razzi, satelliti, eccetera, eccetera. Ci permettono, come dire, tutta una serie di performance straordinarie, ma in realtà non ci dicono la verità. E forse l'abitudine che viene da quello che è stata chiamata il pensiero del sospetto, no? Quello di Nietzsche, di Freud e in parte di Marx, che qua però non aveva anche molte certezze, diciamo, ecco, è quello di rendersi conto che la verità è qualcosa a cui ci si approssima, ma che nessuno può dire la possiedo, la verità è mia. Catturata come la carpa di cui parla Shakespeare, ripreso da Freud. Non so se abbiamo ancora qualche minuto, se ci sono delle domande, se no proseguo per ancora 5 minuti, forse, vediamo se... Perché... Volevo chiudere forse tornando a Musatti. Musatti muore nel 1989, pochi mesi prima della caduta del muro di Berlino. Il muro cade a novembre, lui pare verso marzo, mi sembra, muore nel mese di marzo. Allora, venendo qui, mi chiedevo, ma che un uomo così... vistosamente contagioso nei gesti, anche nell'empatia un po', no? Insomma, certo. Cosa avrebbe pensato, immaginato di questo evento epocale, insomma? E poi ho pensato che tutto sommato lui la sua caduta del muro se l'era fatta da giovane, quando aveva deciso di picconare tutto quella scienza molto ortodossa che era un certo tipo di fare psicologia, insomma. E però mi chiedevo anche, in fondo, pensate questi padri della nostra cultura, delle nostre specializzazioni in questo caso, insomma. Cosa gli chiediamo? Gli chiediamo di essere innovatori e però al tempo stesso anche dei conservatori. Musatti è stato alla fine questo, cioè è stato a suo modo un innovatore, perché a lui si deve
in larga parte l'introduzione della psicoanalisi in Italia, insomma. E poi è stato uno strenuo conservatore. E quando negli anni 70 succede questo piccolo cataclisma al quale Rella faceva riferimento, cioè per cui non c'è più una scuola di psicanalisi, non ci sono più due scuole di psicoanalisi, non c'è Freud e Jung, ma c'è una polverizzazione, e lì Musatti, come dire, è la retroguardia, cioè non è come se ogni volta che un grande maestro si mette di fronte al proprio tempo, deve sapere che il proprio tempo finirà col consumarlo. È un po' quello che è accaduto con Cesare Musatti, no? Certo. Certo, non c'è dubbio. Musatti è un innovatore, è un innovatore assoluto, e infatti è stato detto che la psicanalisi italiana è Musatti, proprio essenzialmente. Però ad un certo punto si è trovato, come dire, circondato da cose che non solo non ha capito, ma che non voleva capire. Cioè, quando arriva Lacan a Roma, lui, Musatti, è presente, se ne va. E ora, voglio dire, Lacan era molto fuoso, molto eccetera, però era, come dire, il punto apicale di un fenomeno molto diffuso che stava dilagando, e lui in qualche modo si rifiuta di ascoltarlo. Io credo, per esempio, il fenomeno di Deleuze e Guattari, dell'Antiedipo. Antiedipo è, come dire, il versante dionisiaco, incontenibile, dei movimenti politici, dei movimenti di rivolta di quegli anni, così. E quando le femministe parlano di fallocentrismo, mettendo insieme Derrida, Lacan, eccetera, parlando appunto del dominio maschile e così via, e usando un linguaggio psicanalitico per dirlo, Musatti, che aveva la padronanza di quel linguaggio, in qualche modo pensa più a preservarlo che a metterlo in gioco e a mettersi in gioco con questo. E quindi sì, questa è la cosa. E cioè, non ci saremmo mai aspettati che tutte le teorie del desiderio, del godimento, finissero poi negli anni Ottanta nelle televisioni private, in particolare. Certo. Lì c'è stato, come dire, il vero approdo. Perché guardate, quando si fanno avanguardie, non è detto che queste avanguardie poi realizzino quegli obiettivi o quelle trasgressioni alle quali evidentemente sono così intenzionalmente portate a realizzare, insomma. E anche lì l'eterogenesi dei fini ha fatto sì che l'Antiedipo è diventato drive-in. Sì, sì. E se diventa drive-in, bisogna forse chiedersi se le premesse erano giuste, ma questa forse è una domanda un po' moraleggiante che non avrebbe molto senso in questa sede. Siamo avvisati che il nostro tempo è... Bene, vi ringraziamo, e sperando di non avervi annoiati eccessivamente. Grazie.